Bentornati ancora una volta sul mio canale, qui sempre Dimmi che vi parla. In questo video voglio farvi vedere come si costruisce la Discord, una delle quattro Wonder Weapon presenti su Zombies in Spaceland nel gioco Call of Duty Infinite Warfare. Quest'arma ha una caratteristica del tutto particolare, come state vedendo dal video, che ammazza gli zombie facendoli ballare, facendogli fare la breakdance, uccidendo anche gli zombie che sono circostanti. Innanzitutto attiveremo la corrente allo spawn iniziale che ci consentirà di sbloccare la prima porta che andremo ad aprire per accedere al resto della mappa. Sarà indispensabile, come al solito, fare una decina di round durante i quali dovremo andare a prelevare determinati pezzi per costruire quest'arma. Considerando che il settore dove andremo ad operare maggiormente per costruirla, sarà l'Astrocade, andremo subito ad attivare la corrente in questa sala giochi. Già che ci siamo, attiveremo anche il portale perché sarà indispensabile, come tutte le altre Wonder Weapon, per il proseguio, dovremo andare ad attivare tutti e quattro i portali. Una volta attivati tutti e quattro i portali, le quattro lucine blu sul portale centrale saranno attive. L'accesso al pack a punch e andare ad sbloccare gli UFO che si andranno a piazzare sulle quattro trappole indispensabili per poter contenere gli elementi sull'arma che andremo a scegliere. Una volta fatto questo, grazie all'attivazione della corrente nell'Astrocade, andremo ad accumulare 600 tagliandi. Serviranno per prendere i denti d'oro e per applicare il nucleo arcano su un'arma. Io vi consiglio sempre l'NV4 perché potrete ricaricare quando volete. Una volta fatto questo, mentre giocate, casualmente gli zombie, quando muoiono, potrebbero darvi questi occhiali. Ecco, a me in questo caso me li hanno dati qui nell'Astrocade, ma vi potranno spawnare in qualunque zona della mappa. Qui gli occhiali vi serviranno per trovare 5 bersagli indispensabili per trovare la batteria, il primo pezzo per costruire la Discord. Ecco, qui siamo al terzo bersaglio, questo è il quarto, e mentre qui sparo al quinto bersaglio, vi voglio ricordare che vi lascerò il link in descrizione per i 13 posti possibili dove si possono trovare i 5 bersagli, perché sono 13 posti del tutto casuali, sempre diversi. Ecco la batteria ed ecco il primo pezzo per costruire la Discord. Per procurarci il secondo pezzo invece avremo bisogno di attivare la corrente qui nella zona del Journey into Space, dietro alla navicella spaziale. Questa energia elettrica vi attiverà questa gettoniera posta sul retro dell'Astrocade, nel quale è contenuta questa sfera da discoteca, la palla da discoteca. Vi basterà inserire tre gettoni categoricamente di colore diverso, uno rosso, uno verde e uno blu, nella sequenza che volete, ed ecco che vi uscirà dalla gettoniera la sfera come se il secondo pezzo appunto per costruire la Discord. Se volete pure i fiammarelli, la combinazione vi darà sempre i fiammarelli, potrete tranquillamente prenderli. Una volta fatto questo, dobbiamo cominciare a procurarci il terzo ed ultimo pezzo. Dovremo attivare la trappola presente nell'Astrocade, la sala da ballo, dove tutti gli zombie dovranno morire per alimentare l'UFO che abbiamo sbloccato prima in precedenza dal portale centrale, che una volta che verrà diciamo alimentato dagli zombie che moriranno sulla trappola, nella sala da ballo qui nell'Astrocade, si sbloccherà. Attendiamo ancora qualche secondo che la trappola farà il suo effetto. È sempre un piacere vedere questi zombie ballare. Ecco qui l'UFO, quando si sarà sbloccato, le luci di propulsione diventeranno verdi. Una volta fatto questo, dovremo uccidere una quindicina, massimo una ventina di zombie nella traiettoria dell'UFO. Una volta che avremo ucciso zombie a sufficienza, l'UFO ci rilascerà questo elemento verde. Noi andremo ad applicarlo sull'arma dove avremo il nucleo arcano, perché gli zombie bisognerà ucciderli sempre con l'arma dove abbiamo applicato il nucleo arcano. Una volta fatto questo, dovremo attendere che spawni il bruto. Una volta spawnato il bruto, come al solito, dovremo fargli spaccare i denti qui nella trappola del coccodrillo. Fatto questo, vi consiglio di ammazzarlo, altrimenti vi darà fastidio. Inserendo i denti dorati in sostituzione di quelli che ha spaccato in precedenza il bruto, si aprirà una porta qui al centro della bocca del coccodrillo. Spareremo la terza porticina ed ecco qui che potremo prelevare il cristallo di colore verde che avremo liberato con l'arma dove avevamo l'elemento di colore verde. Il cristallo è il terzo ed ultimo pezzo che ci consentirà qui nell'Astrocade, vicino a questa linea, di andare ad applicare tutti e tre i pezzi che ci consentiranno di poter attivare la Discord, l'arma che state vedendo proprio adesso nel video. Quest'arma ha la caratteristica particolare di far ballare gli zombie e di uccidere tutti gli zombie con dei calci che sono generati dal ballo che fanno di breakdance questi zombie a testa all'ingiù, come state vedendo proprio adesso dal video. Con le immagini che vi fanno vedere come funziona la Discord, vi invito ad iscrivervi al mio canale perché a breve caricherò ancora altri video. Se il video vi è servito, come al solito, lasciate un bel like. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!